Buonasera e bentrovati con lo spazio informativo legato alle vallate. Sono ormai molto avviati i lavori di risistemazione della diga dell'invaso di Montedolio. La conclusione è prevista entro l'estate. Ne abbiamo parlato con il presidente Caprini. Presidente Caprini, qual è lo stato dei lavori al momento per il completamento delle opere riguardanti l'invaso di Montedolio? Il cantiere di Montedolio è ripreso a pieno regime, siamo arrivati al 75% della realizzazione dell'opera. Il muro è composto da 11 conti, sarebbero 11 sezioni, già 6 ne abbiamo realizzate e andremo a realizzarne 5. Siamo ottimisti sul fatto di vedere completati i lavori prima dell'estate, finalmente, dico io. L'altra cosa che volevo sottolineare sulla qualità del lavoro, la qualità del cemento, con tutti gli ultimi ritrovati, questo perché vogliamo la massima sicurezza per questo impianto, un muro che avrà, tra l'altro, per essere ancora più stabile, di concerto con l'Ufficio Dighe Nazionale, l'abbiamo abbassato di 1 metro e allargato di 1 metro, con questa qualità del cemento che viene certificata volta per volta, autobotte per autobotte, ogni volta che andiamo a fare il getto. Appena i lavori saranno completati, l'invaso non sarà riempito al massimo della sua portata. Appena completati i lavori ci saranno i collaudi e poi ci sarà un riempimento graduale, sempre diciamo, per la sicurezza, di concerto sempre con l'Ufficio Dighe Nazionale. Verrà appunto riempito, poi svuotato, poi riempito di nuovo, poi risvuotato, non completamente ovviamente, ma per qualche metro, perché vogliamo vedere la tenuta dell'impianto. E passiamo alla Valdichiana, la giunta Scarpellini a Monte San Savino è scesa in campo con numerosi cantieri dislocati su tutto il territorio comunale. Vediamo in questo servizio la sintesi di quello che è stato fatto. È periodo di grandi lavori a Monte San Savino, sia nel capoluogo che nelle frazioni. Per quanto riguarda il capoluogo, sono terminati i lavori, per un importo pari ad oltre 350.000 euro, sullo stadio comunale delle Fonti. Gli interventi della struttura erano necessari non tanto per la struttura in sé, che comunque non ha mai avuto particolari problemi. Sono stati fatti degli interventi di consolidamento dal punto di vista della staticità sismica e della capacità di resistere a eventi meteorologici molto importanti. Sempre in zona stadio si sono conclusi i lavori per la realizzazione di percorsi pedonali, finanziati sia con fondi del comune che con contributi GAL. Tenendo conto che la zona delle Fonti è probabilmente quella più densamente popolata di Monte San Savino, c'era la necessità di ricollegare la viabilità principale di via Fiorentina e via Aretina con la parte più estrema di via Aretina e soprattutto per molta gente anche il camminamento che portava alla chiesa Don Bosco. E poi sono stati portati a termine i lavori di messa in sicurezza di via di Oliveto o Granaio, un tratto di 1 chilometro che è stato riasfaltato. La sede stradale è stata in questo caso anche ampliata. Infine inizieranno presto i lavori per la realizzazione della rotatoria in zona COP. È un intervento molto importante sia dal punto di vista economico, perché rappresenta una sorta di fiore all'occhiello e un po' il raggiungimento dello scopo di migliorare l'ingresso al paese, ma soprattutto la necessità è quella di mettere in sicurezza una zona piuttosto pericolosa. Il giorno della memoria, al Brollo, frazione del comune di Figline, Incisa, sono state collocate 3 pietre d'inciampo in ricordo di una famiglia valdarnese deportata ad Auschwitz. A Figline Incisa la giornata della memoria è stata celebrata in modo particolare. 3 pietre d'inciampo, le prime in Valdarno, sono state collocate davanti alla casa della famiglia Melauri nella frazione del Brollo. Fu proprio qui che il 23 dicembre 1943 Lea e Paolo Goldfried Melauri e Margherita Goldfried Priester, 3 ebrei italiani originari di Trieste, vennero arrestati, condotti in carcere a Firenze e poi deportati ad Auschwitz, dove furono assassinati dalle forze naziste. Le pietre d'inciampo a questo ruolo, quello proprio di individuare in questo luogo, così vicino a noi, un presidio prepotente della memoria, anche a rammentarci non solo la storia della famiglia Melauri che è stata appunto deportata e massacrata ad Auschwitz, ma anche quella dei 2 figli che in quel momento erano poco più che 20enni e che furono salvati dalla famiglia Soffici e dalla solidarietà della comunità del Brollo. È importante per i giovani conoscere quei fatti attraverso la conoscenza. È necessario che questo giorno della memoria venga ricordato
con iniziative importanti, ma fondamentalmente è ancora più importante che i giovani, gli studenti, i loro insegnanti partecipino e si attivino tutto l'anno a compiere delle azioni e a studiare i problemi dell'antisemitismo, delle deportazioni, dell'antifascismo, dell'antinazismo. Una nota azienda casentinese ha donato all'ospedale del Casentino uno strumento all'avanguardia che consentirà di ampliare lo spettro dei trattamenti a beneficio della popolazione femminile in età perimenopausale. Un'altra importante donazione all'ospedale del Casentino da parte di Freschi Evangelisti. L'azienda di Castel San Nicolò ha infatti donato un macchinario all'avanguardia per il trattamento e la riabilitazione di un ampio spettro di patologie del pavimento pelvico. E oggi è una giornata molto importante, molto piacevole, perché abbiamo avuto modo di accogliere una donazione che è segno della vicinanza, dell'interessamento costante e della considerazione che le attività produttive di questo territorio hanno nei confronti dell'ospedale. È uno strumento che permetterà di elevare ulteriormente la qualità del servizio di ginecologia che viene offerto da questo ospedale per tutta l'utenza del territorio, in una fase fra l'altro particolare che l'utenza vive nella sua vita e che porta ad accedere al servizio di patologia del pavimento pelvico. Questo strumento che ci viene regalato oggi, facciamo veramente un grande salto di qualità nel percorso di assistenza della donna, soprattutto nella fase della vita più critica, che è quella della menopausa, la perimenopausa. Riusciamo a migliorare il trofismo vaginale e contestualmente migliorare anche la capacità di trattenere l'urina. Un momento importante, perché un momento nel quale è stato donato un attrezzo, un'attrezzatura al reparto di ginecologia dell'ospedale del Casentino dalla ditta Freschi Evangelisti SRL, quindi un ringraziamento subito a loro e ai suoi soci, perché ci sono state tante testimonianze come questo nel corso dei mesi, anche l'anno scorso nella prima fase della pandemia, di tante donazioni, e continuano ad esserci, come in questo caso, un bel esempio davvero da seguire e seguito da tante altre aziende cittadine nel corso di questi mesi. È tutto per lo spazio informativo delle Vallate. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento a lunedì prossimo.